Grazie, ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Chiedo scusa innanzitutto per la luce che non so come può essere, è la prima volta che sperimento questa lampada che ho messo qua appoggiato vicino all'altra perché più che altro c'era poca luce dato che siamo di sera. E tra l'altro spero non si sentano delle urla strane perché ci sono i miei, c'è mia sorella, c'è la Juve che gioca, quindi insomma ci sarà magari qualche rumore strano. Allora, il video di questa sera è un video dedicato a tutti i preferiti dell'ultimo periodo, quindi in particolare della primavera, visto che finalmente ormai è arrivata da un pezzo, anzi siamo già fin troppo avanti perché ormai praticamente è estate. E fa caldissimo in questi giorni e proprio per questo che mi è venuta voglia di mostrarvi un po' di prodotti e anche diciamo la parte più sull'abbigliamento. E quindi appunto volevo mostrarvi un po' di prodotti in generale sul preferiti che ho avuto in quest'ultimo periodo che ho utilizzato parecchio. Direi di iniziare subito dall'abbigliamento perché ho tre cose, ve le mostro velocemente. Allora, il primo prodotto, il primo diciamo capo di abbigliamento che uso tantissimo in primavera è la camicia di jeans, una camicia di jeans che credo che sia veramente un must have perché io la utilizzo tantissimo con qualsiasi tipo di outfit, quindi dai jeans alle gonne, a magari i pantaloni, agli shorts. Ad esempio, ieri sera ho indossato dei shorts di jeans blu con questa sopra e un top sotto, quindi insomma stava bene. È un capo molto fresco, che comunque copre, magari se c'è un po' di arietta, quindi insomma è perfetto per la primavera. Poi un altro capo che invece in questo caso è un vestito che ho acquistato recentemente da H&M è questo qua di jeans, sempre di jeans. Ultimamente mi piace molto il jeans, lo trovo molto pratico, molto fresco. Ed è un vestitino che, vabbè, più che altro prettamente estivo perché alla fine è molto corto. Qua ha questa specie di cinturina, nel senso di rimane più stretto nel punto vita e qua scende morbido. E poi ha tutto questa specie di ricamo davanti bianco che mi piace molto. E purtroppo non posso indossarlo tanto adesso perché vabbè, è ancora un po' presto, siamo al 13 maggio oggi, che è il compleanno di mia sorella, tra l'altro. E quindi lo indosserò magari fra un mesetto, inizierò ad indossarlo. Altro capo d'abbigliamento molto molto versatile che utilizzo specialmente con i leggings. Se state zitte posso registrare. Ecco. E questo top preso da Bershka l'anno scorso insieme ad altri due. E questo mi piace particolarmente perché lo trovo sia sportivo, magari abbinato con un paio di jeans o un paio di shorts, sia un pochino più elegante, magari da mettere alla sera con i tacchi alti. Ed è a pois, neri con appunto sfondo bianco, rosa chiaro, ed ha questo collettino qua. Forse ve l'avevo già fatto vedere, mi sa, in qualche video dell'anno scorso, non mi ricordo più. Comunque, forse ve l'avevo già mostrato. Comunque, è un capo che utilizzo molto spesso. Ah, forse l'avevo fatto vedere in un video di shopping, sì. Beh, direi che l'abbigliamento è terminato. Passiamo ora ai vari prodotti di bellezza, make-up, beauty, eccetera. Allora, per quanto riguarda i rossetti, quindi prodotti per le labbra in generale, che utilizzo molto in primavera, vi mostro allora prima insomma, i rossetti in generale, i lucidi da labbra. Il primo è sicuramente questo. Il Flat Out Fabulous di MAC. Questo qua è un rossetto che sto utilizzando praticamente tutti i weekend e mi devo trattenere perché lo utilizzerei anche in settimana, ma dato che comunque non voglio sprecarne tanto perché costicchia, tendo ad utilizzarlo maggiormente durante il weekend, anche perché è veramente bellissimo. C'è un colore che secondo me sta bene un po' a tutte le carnagioni, un po' a tutti i colori di capelli. È un color ciclamino, un color rosa, molto molto forte, cioè abbastanza forte perché sulle labbra comunque è forte, ma non sta male, cioè secondo me è molto portabile. Non... E un altro invece, sempre piuttosto forte come colore, è questo di Essence, ed è questo un rosso classico ed è il numero 02 All You Need Is Red. Che avevo preso un po' di tempo fa, anche questo mi piace parecchio perché questo è più shimmer, più lucido come finish, mentre l'altro è credo retromatte o matte completamente.
Un altro prodotto che utilizzo molto per la primavera, anche se devo dire che mi piace, ma non ultimamente è inutile, non riesco più a portare i rossetti lucidi o comunque shimmer, mi piacciono tantissimo quelli opachi. E comunque appunto questo qua di Neve Cosmetics, questo è il sfilata Amaranth, che è appunto un colore amaranto rosso molto molto bello. E l'unica cosa è che ho visto che un pelino sbava, magari vabbè se mangio devo stare attenta perché non ne devo mettere troppo. La cosa che faccio è io personalmente passarci su un velo di carta igienica prima di appunto uscire, in modo da tamponarmi un pochino l'eccesso. Poi per quanto riguarda invece i prodotti per il viso, sempre in fatto di make-up chiaramente, quindi trucchi in generale, non prodotti magari di crema eccetera, vi mostro i blush che utilizzo soprattutto nell'ultimo periodo. Il primo è questo qua di Catrice, che è un fard blush, un blush viso effetto illuminante. Infatti ha, non so se si vede, poi ve lo farò vedere in un close up, è abbastanza, ha qualche glitterino. Però insomma non si vedono assolutamente sul viso una volta indossato ed è un colore tendente all'aranciato, è molto molto bello, un bel color pesca, non lo so, mi piace molto perché mi illumina tanto, soprattutto di sera. E poi un altro che mi piace moltissimo, purtroppo si è rotto, quindi non riesco a farvelo vedere troppo così perché non so se si vede, però è rotto. È un fard che però somiglia un po' al bronzer. È praticamente un maxi fard, questo qua è il 14 pesca se vi può interessare, però io lo utilizzo soprattutto come una terra, come una specie di bronzer, perché mi va veramente a illuminare tantissimo il viso e mi dà proprio un colorito un pochino più abbronzato, ecco, quindi per l'estate va benissimo perché vi risalta tantissimo l'abbronzatura secondo me, è molto bello. Un prodotto che ultimamente utilizzo tantissimo al posto del fondotinta per appunto mantenere il viso un po' più, insomma, non ho voglia di coprirlo troppo in primavera e in estate perché chiaramente c'è caldo, è la BB Cream. Questa è di Maybelline ed è la BB Cream 8 in 1, pelle fresca e luminosa. Questa è la colorazione medio chiara, sì. Effettivamente è un po' troppo chiara per la mia pelle, cioè la mia pelle è già chiara, però questa qua è ancora più chiara. Forse dovevo scegliere quell'altra, però era magari troppo scura, quindi insomma, avendo fatto solo due colorazioni. E questa qua veramente è buona, mi trovo molto bene perché mi idrata la pelle, chiaramente è una BB cream, quindi ha comunque della crema all'interno, idratante. E mi va a coprire abbastanza i magari brufoletti, i segni così. Tendo a metterla chiaramente di giorno, quindi di sera magari se devo uscire, magari devo andare a cena fuori, così magari metto il fondotinta comunque. Anche perché non uso fondotinta pesanti, quello sicuro. Però insomma mi trovo bene perché mi idrata molto la pelle, me la fa sembrare molto, sembra quasi che non ci sia. Per quanto riguarda invece una matita per gli occhi, quindi prodotto occhi, volevo farvi vedere questo qua invece di Neve Cosmetics, il Bosco, sì, color Bosco, che praticamente sarebbe un color petrolio. È una matita per occhi che veramente mi piace tantissimo perché il colore è comunque molto molto bello. La matita in sé è super pigmentata, quindi comunque basta soltanto una passata per far risaltare bene il colore, insomma, quindi è molto molto bella. Per quanto riguarda invece gli smalti ce ne ho un po' da parte. Questi qua, tutti questi sono quattro. Allora, il primo è questo qui di Maybelline che sto utilizzando soprattutto, probabilmente l'ho tolto l'altro giorno. E questo è il Forever Strong Superstay Gel Nail Color 7 Days e questo qua blu ceramica 610. Praticamente è un azzurro molto molto delicato che mi piace tantissimo in primavera, soprattutto credo ancora di più in estate, perché credo che faccia risaltare tantissimo l'abbronzatura, perché è un azzurro chiaro tendente al bianco, è veramente bellissimo ed è lucido. Poi, questo qua della collezione della Cinderella che avevo preso della Essence praticamente,
E questo invece è un altro dei miei smalti preferiti dell'ultimo periodo, perché è opaco, però è un bellissimo color rosa delicato, rosa confetto. E mi piace tantissimo perché appunto anche questo, non lo so, tende a risaltare molto secondo me con l'abbronzatura, però vabbè, anche se sono bianca lo utilizzo lo stesso, lo utilizzerò molto quest'estate. Poi mi sono divertita molto con questi due colori qua di Maybelline. Uno è il 327 Pink Slip e l'altro l'83 Pink Bikini. E avevo creato il nail art, quelle con l'anulare di un altro colore. Chiaramente per l'anulare avevo utilizzato questo, che è il 327, ed è un rosa antico, leggermente bruciato quasi, con tantissimi brillantini. Questo qua è glitter, mentre questo qua è classico, uno smalto di quelli lucidi normali, ed è un bel fucsia forte, abbastanza acceso, secondo me bellissimo per la primavera. Passiamo ad ora ai prodotti per quanto riguarda il viso, quindi la pulizia, la cura del viso in generale. Allora, inizio subito col mostrarvi un prodotto per le labbra, quindi per idratare le labbra, questo qua, cioè il Lip Butter Vaniglia Macadamia di Labello, che avevo preso l'anno scorso e che sto cominciando a riutilizzare perché trovo che sia leggero, idrata tantissimo e poi vabbè, profumatissimo, quindi insomma è molto molto buono. Però mi trovo bene perché rimane piuttosto leggero, non è pesante. Poi, per quanto riguarda prodotti per la pulizia, dunque, ho iniziato a testare da un po' di settimane, anche sarà più di un mese, questo gel di Vivi Verde Coop. Questo è un gel detergente rinfrescante che va utilizzato con la pelle del viso un po', chiaramente un po' umida. Io la massaggio, praticamente massaggio questo gel sul viso, evitando il contorno occhi, che crea una sorta di schiuma che va appunto a detergere bene il viso. Una volta tolto, eliminato con l'acqua tiepida, il viso rimane molto molto fresco, c'è una sensazione proprio di freschezza. E questo qua c'è scritto che non contiene né parabeni, né oli minerali, né siliconi, quindi insomma dovrebbe avere un inci abbastanza verde. Altro prodotto con cui mi sto trovando benissimo, anche se purtroppo mi brucia leggermente gli occhi quando lo utilizzo, ma per il risultato che ottengo, insomma, non posso lamentarmi, è questa acqua micellare attiva antistress 3 in 1 di Clinians. Questa va bene per viso, per occhi, per labbra, per pelli sensibili ed contiene estratto di malva. Dunque, io non avevo mai provato l'acqua micellare, ma devo dire che insomma, è veramente ottima perché elimina qualsiasi tipo di make-up, cioè dal più intenso al più leggero, chiaramente. Non irrita gli occhi perché comunque dopo che tolgo, mi elimino passo il dischetto sugli occhi, magari anche con tanto mascara così, e strofino, perché comunque io strofino quando ho il mascara, devo dire che non me li fa arrossare, non mi bruciano, è veramente ottimo, anche se al momento un pochino mi brucia l'occhio, però credo che sia una cosa dovuta al prodotto in sé. Per quanto riguarda invece una crema che ho scoperto nell'ultimo periodo, che volevo provare già da tanto perché l'avevo vista, l'avevo stravista in giro alla Coin, poi non la prendevo mai perché comunque volevo finire quelle che avevo, è questa qua della Roberts. Questa è l'acqua alle rose idratante ed è una crema per pelli secche, sì, secche piuttosto, perché io avendo la pelle secca devo comunque idratarla tanto. E questa qua ha un profumo buonissimo di rose, appunto. L'unico aspetto negativo che mi ha lasciato un po' lì è il fatto che mi tiri leggermente quando la applico, qualche minuto dopo. Non so perché, non lo so per quale tipo di ingrediente sia all'interno, però in generale ho letto l'inci e non mi sembra fatto male, quindi credo che la utilizzerò lo stesso, insomma, non mi importa di questa cosa. Ultimo prodotto invece per il corpo è questo latte corpo di Yves Rocher che veramente ha un profumo buonissimo e di fiori, adesso non so esattamente. E aspettate che io lo applico soprattutto nell'ultimo periodo perché rimane molto leggero. L'ultimo che avevo preso era di un altro marchio, non mi ricordo più, comunque l'avevo già mostrato in qualche video precedente. Però questo è
veramente veramente leggero, perché tra l'altro mi idrata molto la pelle, le gambe, quindi è un prodotto veramente ottimo, nel senso che in primavera e in estate secondo me rimane piuttosto leggero, quindi è perfetto, insomma. Ok, questo era tutto, spero che il video non sia durato un'eternità come sempre. Io vi rimando al prossimo video e vi mando un bacione. Ciao!